Ciao, sono Davide. Allora, oggi sono in compagnia di Giorgino, visto che l'avete reclamato tanto. Grazie, ecco. Buongiorno e buonasera a tutti. Bene, vi facciamo vedere come facciamo noi a Modena, a Solar, a fare la coppa di testa, ok? Quindi, Giorgino, Davide e la coppa di testa. Sigla e poi vediamo il procedimento. Allora, oggi andremo a preparare la coppa di testa, come vi ho detto. Ma quanta coppa di testa? Quanto materiale, quanto prodotto bisogna comprare per fare una coppa di testa? Allora, per fare una coppa di testa, cioè tu prendi una testa intera, sì, escono circa sui 3,5 kg di carne, su per giù. Da 3,5 kg, dipende poi dalla grandezza della testa, ma dai 3,5 kg ai 3,8 kg o 4 kg. Certo. E vengono due belle coppe di testa a 2 kg. Bene, però noi oggi vedo che hai 3 mezze teste. 3 mezze perché ne ho voluto fare 3. Ah, va bene, ok. E questo è l'unico ingrediente? Questo no, ci vanno le sue lingue. Ok, quindi la lingua che già c'è dentro più una per una mezza testa. Perfetto. E quindi, dopo le mettiamo qui che le puliamo e le vediamo. Va bene, tu adesso cosa devi fare qua? Devo togliere l'orecchio. Bene. Pulire l'orecchio. Col cotton fioc? No, con la punta del coltello, okay. Che dopo ti faccio vedere. Poi, una volta fatto questa operazione, andiamo sul fornello del gas e tiriamo via, bruciamo quei peli che possono essere rimasti nella pulizia che fanno. Certo. Una volta fatto questo, lo mettiamo dentro l'acqua. La facciamo bollire per 3 ore e 4 ore. Vabbè, adesso non... Poi successivamente vedremo il da farsi. Ecco, bravo, non spiegare tutto subito, se no dopo vanno via subito. No, ti lascio lavorare. Guarda, io faccio subito la mia incisione. Tiriamo il resto dentro alla testa, quel pezzetto che ci è rimasto. Ecco. Ecco Davide, se vuoi accendere il fornello, io gli do appena una frenatina. Prego, andiamo appena una strinatina, così vedi, e prendiamo via i peli che sono rimasti, così vedi, ecco, guarda, vedi come viene bella pulita, guarda. Ok, e una. Faccio come quando brucio la gallina per la mettere in prova. Sicuro, va fatto uguale, strinare, bruciare la gallina, uguale. Grazie. Allora il fuoco lo lascio acceso e metto sul pericolone con l'acqua. Bene. Sì. Guarda. E i peli sono andati per conto suo. Eccoci qua. Come sono l'acqua? Là, visto. Allora, temperatura, quanto fuoco? Quanto fuoco deve bollire, tu sai che noi la mettiamo dentro subito la testa, eh? Subito, guarda mummone. Allora, prendiamo via, qui non c'è, perché ci sono normalmente le cervelle. Quindi, pulito l'orecchio. Spazzolatola di fuori con la carta per i peli. Esatto, bruciati i peli, andiamo a metterli in acqua fredda. Acqua fredda. E pronto, e poi dopo prenderà il suo bollore, è vero. In acqua fredda e senza sale, senza niente, è naturale così. Va bene. Prendiamo via le cervelle. Questa, vedi.
e altrimenti fa un brodo lì dentro che non... Quindi la il cervello non vuole cotto? Non vuole cotto, a meno che tu non voglia fare le frittelline di cervello di maiale. Che normalmente si fanno mentre che cuoci. Esatto, sono squisite, eh? Sì. Una volta facciamo così. Lì. E rimettiamo dentro, così. E la mettiamo dentro in piedi, perché? Perché quando è cotta, che io devo prendere la mandibola, si deve staccare, allora è cotta la testa. Hai capito? Sì. Quando si stacca vuol dire che è cotta. Mettiamo dentro le nostre orecchiette, le nostre orecchie. Mettiamo dentro le nostre due lingue. E aspettiamo gli eventi. Ok? Bene, adesso l'acqua andrà in bollore, diciamo, e per tre ore. Una volta che arriva a bollore, la tenete che bolla piano piano. Che bolla piano piano, passate un po' la fiamma che bolla piano piano e la lasciate andare per tre ore. Finché prendi la mandibola, quando vedi che si stacca, che tiri sulla testa e vedi che si stacca, è ora di spegnere il fuoco. Perfetto, questa è la regola allora. Quando si stacca la mandibola, la cottura è finita. Sì, va bene, allora ci vediamo a fine cottura che andiamo a vedere la preparazione e la concia che andrà poi nella coppa di testa e l'insacco della coppa di testa. Sì, capito. Adesso facciamo altro. Ci vediamo dopo. Sei? Dove lo mettiamo giù? Verso di te, ecco, lì, corri, perfetto. Allora, abbiamo appoggiato il pentolone giù perché andiamo ad estrarre la coppa di testa. Andiamo a vedere cosa riusciamo a fare. Allora, sta estraendo la testa dal pentolone. La mettiamo qui sopra. Così. Bollentissima. Prendiamo il nostro osso. Questo. La tiriamo su così, prendiamo una forchetta ed ecco, vedete come deve venire? Questa è al punto giusto. Quindi quando la carne si stacca dall'osso così, guardate, vuol dire che la coppa di testa è pronta, che la carne è pronta. È perfetta. Non direi pronta, è perfetta. Volevo far vedere intero così, ecco. Quella la volevo fare, capito? Adesso io cosa faccio? Prendo via l'occhio subito, che è qua, va. Vedi? Perché questo, se non lo apri mica, così, e prendi via la pupilla, questa qui, vedi? Quando vai a tagliare la coppa di testa, tu ti trovi tutto questo nero. All'interno. Capita delle volte però in alcune coppe di testa, io l'ho visto. Sì, anche da me. Anche da me può succedere. Però faccio in modo che non succeda. Questo qui, noi abbiamo un cartone. Sì, di fianco, proprio di fianco a te. Vai sereno proprio lì. E facciamo così. E adesso noi andiamo a tagliare la nostra testa. Questo. Era il musetto quello lì, eh? Che di quel che so io il grugno è sempre il migliore. Sì, uno dei migliori è il polso, questo qua. E il guanciale. Il guanciale. Il guanciale. Che sto tagliando adesso, vedi che c'è anche il palato qua, vedi? Il palato è qua. Allora noi cosa facciamo? Adesso tagliamo più grossolano il magro. Sì. Lo tagliamo più grossolano, proprio così, in modo da che vada lì. Molto più fine, vedi che fa. Che abbiamo già molto più fine il bianco, perché il bianco quando vai a fettare la carne la copertina, lo vedi sempre. Allora noi facciamo così, vedi? Quindi ossa non ce ne sono più io. No, e infatti devo cercare di lavorare bene così, perché vedi, vedi come è venuto via. Adesso noi prendiamo via il musetto perché ha un osso 2 qua che non va bene.
Questo è il prugnetto, eccolo Sicilia. Fa vedere? No, ci riesco anche così. Perché delle volte diventa pesante. Scotto. Ah sì sì, mi immagino. Guarda come si svesta. L'occhio, vedi? Il polso, che è questo qua, quel balocco di mandorlo che vedi, e il guanciale che vedi. Qui non c'è più niente, visto? No. Ok? Il prezzo è giusto. Allora, noi teniamo da conto il nostro occhio, che qua è la prima cosa da tenere. Questa cosa qua vuol fatta solo ed esclusivamente a carne calda. Mai a carne fredda, per l'amor di Dio. Non bisogna farla raffreddare. No, anzi, vuol tenuta calda, ma calda, proprio. Ecco il musetto. Cosa dici, la cottura è perfetta? Perfetta. Allì, sulle orecchie o le lingue, quello che ti pare. Allora, una volta fatte le teste, tiriamo fuori quello che capita, eh? Quello che capita, sì, dammi tu quello lì che va bene. Va, vieni. Una lingua. Una lingua. Tagliamo per così. Poi dopo facciamo così. Perfetto, avanti con l'orecchio, bene. Vai. Ed è finita. Sul fuoco. Allora, adesso rimetti l'acqua sul fuoco. Allora, adesso rimetto l'acqua sul fuoco perché una volta insaccato, dico bene. Lo mettiamo dentro le teste che si riscalda. Li facciamo vedere dopo. Ok. Allora, una volta che abbiamo tritato, anzi ha tritato tutta la testa, così col coltello, ha sentito, ha visto che perfettamente non c'è e non ci sono ossa, rimasugli, ha tolto via quello che c'è da togliere, vi ho fatto vedere dell'occhio la pupilla, sta preparando la concia. Allora, comincio con quanti spicchi d'aglio? Sono praticamente 4 spicchi interi. 4 spicchi d'aglio interi e li sta schiacciando a pasta, dico bene? Sì. Mettiamo il sale qua, mettiamo il pepe. Okay, il sale quant'è poi? Il sale io vado occhio, eh. Ah. Ti faccio vedere come facciamo. Io faccio la concia, poi mi dirai come quando fuori piove. Sì, cuore quadri fiori picche. Esatto. Questo direi che è sufficientemente. Questo è solo pepe? Solo pepe. Vedi che il bianco e nero è molto diverso, vedi? Sì, no, ma io volevo sapere la quantità di sale. Poi ti dico anche la quantità. Ok. Allora, sale, che poi mi dici quanto, pepe. Ti dico quanto. Aglio. 4 spicchi d'aglio. Interi. Una noce moscata. Intera? Intera. Una noce moscata intera. E poi vi diciamo anche quanti chili viene la... Sì. Le tre coppe di testa che andremo a fare. Si può fare qualcosa con l'acqua? Una volta si facevano i maccheroni. È buono? Sì, sì. Io sono andato a casa da gente, a gente del Veneto, abitanti in loco da noi, vedi una vedi che ho consumato. E abbiamo bollito la coppa di testa come ho fatto io. Sì.
hanno tenuto l'acqua della testa, hanno cotto dei maccheroni grossi così, proprio di quelli, conditi con la coppa di testa. Cioè con questo ragù, diciamo. Con quel ragù lì, con quell'impasto lì. Adesso mi sposto e ti lascio venire. Lì, allora, noi prendiamo anche l'altro schietto, facciamo così. Davide, vedi, questa la tiri via. Facciamo così, guarda. Noi abbiamo fatto vedere il miscuglio delle nostre robe, vedi? Facciamo così, Davide, vedi, guarda Davide. Lì. Riponiamo la teglia là. Quindi non hai messo tutto? No. Rifacciamo quel lavoro qua, vedi? Adesso col calore il sale si scioglie anche. Sì. Ma lo prende solo in magro però, eh? Sì, perché il grasso non prende. Ecco Davide, devi sentire quel pezzetto lì, o quello lì, o quello là. Sei abbastanza salato? Sì. Io mangio molto salato, per me è saporito e salato, sì. Però ce ne può mettere ancora, insomma. Sì, così sarebbe normale. E vai. Allora, avete visto che qua dei conservanti zero, sì. L'unico conservante qua è il sale, eh? Sale, c'è l'aglio. Sentire. Adesso sì che è salata. Sì. Andiamo bene, lo tengo indietro, ma mi sono mica sbagliato di tanto. No, no, infatti... Sì, lo teniamo. Sì, perché quando la mangiamo... Non è quel salato salato. Perché sì, perché poi perde l'acqua, no? Perde molto. La risento. Io ce la metterei tutto. No, lo metto tutto. Lo metto tutto perché ci sta. Proprio perché ci sta. Allora ci sono quelle maniche l'acqua e i budelli là, vedi, là sopra là. Li prendi? Sì, certo. Che lo facciamo subito. Allora, manica sintetica, dico bene? Sì, capisco. Un tubo sintetico, l'hai tagliato lungo 40-45. L'ha legato alla base, l'ha inumidito. Si capisce. Sotto l'acqua. E siamo pronti per andare a imbudellare la coppa di testa. Si capisce. Lo apri io? Si capisce. Ah, va bene, si capisce. Soffici. Perché è bagnato, sì. Io ci tengo un dito di sotto e tu uno di sopra, così. Lì, bravo, proprio così, guarda. Guarda Davide, quanto facciamo bene noi, guarda. Vieni. È una cosa tecnologicamente avanzata proprio. Sì, sì. Oi, è vero. Un'altra manciatina. Ora anche la chiudiamo dopo. Sì. Le leghiamo dopo, Davide. Lì, mettilo dai in un angolo, coricata lì. E dopo se ce ne vuoi più rovino prendo io un pochino. Lì, mettilo pure coricata. Lì, che non fa niente, così, se non fa mica niente. Quindi una volta insaccati dentro le nostre maniche, diciamo, budello sintetico si chiude. La tieni proprio vicino la mano. Più giù la tieni, più giù la tieni meglio è. Che vuol dire che non ci resta dell'aria dentro, hai capito Davide? Così, proprio così. Boh, puoi mollare. Coltello di qua.
Che miseria. Con le mani unte si fa un po' fatica. Avevo preso il laccio alla rovescio. Quindi la legatura da salame. Sì, sempre, perché scappa in bocca. Che la plastica non c'è la corda, non la tiene molto bene. Mia moglie è una mangiatrice da coppa di testa, eh? Io ho mia nuora che è dietologa e allora dalla volta che ci ha detto che dei due è meglio mangiare una fetta di coppa di testa che di pancetta. Ah sì? Perché questa è carne bollita, che se non ci metti niente non ha niente, perché è bollita e è andato via tutto. Mentre la pancetta, quindi che ti fa male sono il sale, però la carne è una carne bollita. Sì, dei gran grassi non ce n'è, un po' di cotica. Che hai visto che io ne tiro anche via, Una volta legati vengono rimessi dentro l'acqua di cottura, per quale motivo? Perché si desse quel grasso che c'è, si amalgama perché fa colla. Fa colla. Collagene. E poi dopo la foriamo che viene fuori l'acqua che c'è in più. Certo, una alla volta o tutti assieme? Tutte e tre. Vado? Tutte e tre assieme. Una, due. Quindi 10 minuti? 10 minuti, non di più. E voilà. Ci vediamo alla bucatura, dico bene? Sì, ci vediamo un pochino. Fra 10 minuti noi facciamo tutto quello che c'è da fare. Allora, adesso che sono state 10 minuti a mollo nella loro acqua di cottura, Giorgino la tirerà fuori e vi fa vedere cosa c'è da fare. Con uno spillone, questo lo mettiamo qui sopra, esatto. La foriamo bene perché guardate come sgocciola, guardate. Vedete? Guardate com'è, vede? Guardate. Questo qui non è altro che il grasso contenuto nei pezzettini di carne che abbiamo messo dentro prima, che rimettendolo dentro l'acqua si è sciolto. Andiamo praticamente a sgrassarla, dico bene? Dica la parola più giusta che potete. Perfetto. Dire. Allora, rimettendola là dentro, come diceva lui, cosa succede? Che il grasso si disfa, diventa attaccaticcio, diciamo. Appiccicoso. E fa sì che la coppa di testa si lega col magro. Esatto, stia unita e quando poi andrete ad affettarla rimane infetta. Però questa operazione è importante da fare perché andrete a sgrassare e tirare via una parte di sale. Esatto, e tirare via una parte di sale che uscendo da questo liquido qua, diciamo. Esce anche il sale, ok? Bene, adesso qui è perfetto. La metterò qui dentro il pentolone appesa che finirà di sgocciolare, però la metto nell'abbattitore, ok? Io ho la comodità dell'abbattitore che la andrà a raffreddare nel giro di un'ora, sarà già fredda, è già pronta anche da mangiare, dico bene? Sì. Ok, mentre invece chi non ha la battitura ha bisogno di farla raffreddare a temperatura ambiente. O se mi metto in un frigo quando sento di sgocciolare. Allora, finalmente siamo pronti. Giorgio, puoi portare la coppa di testa. Già preso via le corde, già fatto, già pulita. Adesso guardiamo cosa c'è di bello qui dentro. Fammi vedere. Ah, c'è rimasta una corda. Ecco, questa è la coppa di testa. Direi che sia piuttosto bellina. Da vedere così, sì. Sì. Adesso Davide, annusa e poi ti farò sentire. Perché è una bella cosa anche.
Ottimo, il profumo è buonissimo. Prendo solo una cosa. Prendo un crostino perché è tutt'oggi che assaggio. Buonissimo Giorgio. Non glielo dico a tua moglie che hai mangiato tutta questa roba oggi. Ma glielo dico. Senti che non è salata, da. È perfetta. Vedi? È perfetta, è veramente buona. Buonissima. Vedi che non è salata. Va bene. Io direi che il vino l'abbiamo finito. L'abbiamo finito. La coppa di testa l'abbiamo fatta. Allora, mi... Vedi il musetto? Prima, il muso, quello è il muso, vedi che quello più chiaro. Allora, una volta fatta, magari uno la taglia in due, se la mette sotto vuoto. Io faccio sempre così. Ok. Un paio di mesi? No, no. Questo dopo 3 giorni che l'hai. No, fatto. Dico la durata. Ah, finché non l'hai finita. Così. La tieni nel sottovuoto in frigo, ti dura 6 mesi questo. Non cambia mica niente, eh. Te lo garantisco perché a casa mia succede fuori. Perfetto. Quindi, cioè, questa qua finché dura, finché non finisce. Si capisce, a quel difetto. A quel difetto lì. E più che altro cala a mangiarla, no? Ma cala tantissimo a mangiarla, eh. Esatto, va in niente. Va a finire in niente. Io devo andare a casa, però... Davide. Ah, va. Io devo andare a casa. Però una boccata così, no, con la coppa di testa, Cristo, vogliamo. Facciamo il 5 al bicchiere. Nostri ospiti. Salute vostra. Ma proprio buono sto vino. Bravo. Adesso mi intorno una cassetta. Sì, te la do. Quando fermenta te la do. Allora signori, ringrazio Giorgino del lavoro immenso che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo lavorato tantissimo, non si è visto, ma nel frattempo che si è cotta la coppa di testa abbiamo fatto un altro video, quindi è tutt'oggi che siamo a testa bassa e che lavoriamo. Quindi grazie Giorgio per la tua disponibilità. Ah, è stato un piacere. Esatto, se avete bisogno di avere delle informazioni, dei commenti, scrivetelo sotto nei commenti. Vi ricordo che sotto nel box informazione vi metterò gli ingredienti che mi lascerà Giorgino del sale, perché ancora non me li ha detti, ma ve li scriverò sotto. No, ma ve lo dico subito, il 27 per 1000 sulla coppa di testa, il 18 1.8 per 1000 di pepe, sì? Che sono una, hai visto, su 3 mezze teste, una noce moscata, che vuol dire un terzo di una noce moscata. E 6 spicchi d'aglio. Ah, 6 spicchi d'aglio. È vero? Va bene, ve lo scrivo nel box informazioni, così siete più tranquilli. No, avete le dosi per... È la ricetta di questo, questa. Per la coppa di testa, se avete voglia di replicarla, è veramente eccezionale. Un saluto da Davide e Giorgino. Tante belle cose, e arrivederci ragazzi. Sì. E ragazze, naturalmente. Anzi, prima le ragazze, poi dopo i ragazzi. Bene. Vi ricordo che se vi volete iscrivere al canale, cliccate qua, mettete mi piace se il video vi è piaciuto, anche un po' per Giorgino, visto che si è impegnato e si è reso disponibile con i suoi innumerevoli impegni. Sì, no. E poi così. Siamo avanti per fare, perché tu hai una certa attrezzatura, sì. Ma in casa, una casa comune, siamo già avanti. Con per fare, vabbè, questo qua è un solo mecotto. Però per delle stagionature. Questo se non è cotto, e poi che va appeso fuori quando c'è la brina. Ok. Vabbè, io ho l'abbattitore. Va bene, chiudiamo. Un saluto da Davide e Giorgino. Ciao a tutti! Ciao a tutti!